è stato denunciato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Così è finito nei guai un 49enne di origini romane residente in Abruzzo, dopo essere stato trovato in possesso di 14 bottiglie da 20 mg di metadone cloridrato. L'uomo nei giorni passati è arrivato ad Arezzo per sottoporsi ad un intervento chirurgico presso una struttura privata. I sanitari della struttura, poco prima dell'operazione, hanno trovato l'uomo con le bottigliette di metadone. Immediata la denuncia ai carabinieri, che hanno provveduto ad approfondire la vicenda. I militari di Castiglion Fibocchi hanno accertato che il metadone non era stato consegnato all'uomo dal CERT, dove era in terapia. Durante la perquisizione presso la sua abitazione in Abruzzo, effettuata da carabinieri della locale stazione, sono stati ritrovati altri 4 flaconi di metadone. Tutto il materiale è stato sequestrato e l'uomo denunciato. Intanto a Montevarchi è stato arrestato un rapinatore seriale. Lo scorso agosto aveva seminato il panico tra Montevarchi e Terranova Bracciolini, dove si erano registrate alcune rapine, una portata a termine e 4 tentate. È finito in manette un 42enne di origini campane. Le indagini condotte dai carabinieri di Terranova Bracciolini hanno consentito di risalire all'identità del rapinatore. Per l'uomo sono scattate le manette, poiché l'autorità giudiziaria ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di custodia cautelare in carcere.